dimensioni della teoria della similitudine. Stavolta ragioniamo sulla macchina termica, appunto un compressore, per applicazione aeronautica, il quale, come accennavo a lezione, dopo il progetto, la realizzazione eccetera, viene posto in prova. Dove viene posto in prova? A terra, condizione ambientale. Aspira aria alla pressione P con A 101 kPa e temperatura A dell'aria ambiente pari a 298 Kelvin. Viene messo in prova nel suo punto funzionale punto nominale di funzionamento, per il quale nelle condizioni di test a terra si misura una velocità n. Io uso il codice test a indicare che questa è la velocità di rotazione nelle condizioni di test alle condizioni ambiente, nt pari a 6200 giri minuto, aspira nelle condizioni di test una portata pari a 15 kg al secondo, realizzando un rapporto di compressione beta pari alla PR2 su PR0, sempre condizioni di test, pari a 22, con un rendimento pari a 0,81. Determiniamo il numero di giri, portata e potenza richieste dal compressore per il suo funzionamento. Quando andrà a funzionare in quota, in particolare con una pressione di ingresso dell'aria che sarà una pressione di ristagno, PR0 pari a 10,2 kPa e una temperatura di aspirazione che sarà sempre la temperatura di ristagno. Se questa è un'applicazione per uso aeronautico, questo compressore si troverà in movimento, quindi aspirerà una certa pressione, l'aria che aspira avrà tra l'altro una pressione dall'energia cinetica, una sovrappressione. Quindi dobbiamo considerare pressione di ristagno e temperatura di ristagno pari a 298 Kelvin. Dobbiamo appunto conoscere numero di giri, portata aspirata e potenza assorbita quando il compressore, aspirando aria da queste condizioni, lavora un punto di funzionamento corrispondente a questo, cioè corrispondente al punto di design. Qui, come vedete, quindi abbiamo proprio numero di giri e portata del compressore misurate in determinate condizioni. Come facciamo a rispondere? Beh, la portata ridotta, ricordiamo che una macchina termica, se è fissata la macchina è fissato il flusso di lavoro, bla 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 bla, facciamo riferimento alle grandezze ridotte o corrette, diciamo quelle ridotte, portata ridotta pari a portata elaborata per la radice quadrata della temperatura di ristagno all'ingresso del compressore fratto pressione di ristagno all'ingresso del compressore e velocità ridotta pari a velocità di rotazione fratto la radice quadrata della temperatura di ristagno sempre all'ingresso del compressore TR0. Quindi, se la macchina sta lavorando in condizioni corrispondenti, i parametri adimensionali, in questo caso i parametri ridotti, devono avere lo stesso valore, perché questa è la dimensione di punto di funzionamento corrispondente. Quindi dovrà essere pari alla portata misurata nel test
per una radice quadrata della temperatura di ristagno che dell'aria in ingresso al compressore durante il test, ossia proprio tutti come A, la temperatura dell'ambiente in cui il compressore sta funzionando, da cui sta aspirando, fratto di con A, e lo stesso deve rimanere invariato anche la velocità ridotta della macchina, quindi pari al regime di rotazione misurato durante il test fratto dalla radice della temperatura dell'aria aspirata, della temperatura di ristagno dell'aria aspirata, ossia la temperatura dell'ambiente di volo. Banalmente quindi ritroviamo quello che c'era sulla slide, l'ultima slide, una delle ultime che abbiamo visto, la portata che il compressore elaborerà in queste nuove condizioni di funzionamento, in realtà a cui è destinato, sarà m punto pari alla portata misurata nel test per la radice quadrata di t con A, temperatura a cui è stato fatto il test, fratto la temperatura di ristagno a cui il compressore andrà a funzionare come ingresso, fratto di con A, fratto PR0. Ci facciamo i conti, otteniamo che la portata è pari a 1,702 kg al secondo. Per quanto riguarda il regime di rotazione, m pari a mt per radice di tr0 su t con A, 5517 giri minuto. Quindi il punto di funzionamento corrispondente a quello in cui è stato fatto il test prevede una velocità di rotazione di 5517 giri minuto, il compressore aspirerà una portata di 1,7 kg al secondo di aria, realizzando un rapporto di compressione che vale e con un'efficienza che vale punti corrispondenti, ossia parametri dimensionali come devono essere uguali, il rendimento quindi resterà 0,81, il rapporto di compressione resterà 22. Che io ho detto, voglio trovare il regime di rotazione e la portata elaborata quando il compressore va a lavorare in un punto che è corrispondente a quello del test. Se è corrispondente a quello del test, tutti i parametri dimensionali o ridotti devono rimanere uguali quando confronto i due punti. Tra i parametri dimensionali in particolare c'è il rapporto di compressione e il rendimento. Beh, a questo punto il calcolo della potenza sarà sempre portata elaborata per il lavoro ideale specifico fratto il rendimento. Il lavoro ideale specifico, quello dato nel modo che l'ho specificato, ma un rendimento isentropico come spesso si dà per le macchine, da utilizzatori ci interessa soprattutto il rendimento isentropico. Quindi questo Y sarà il lavoro ideale isentropico della macchina. In particolare,
vista da condizione 0, anzi R0, ragioniamo direttamente sulle condizioni di ristagno. Se la macchina è una macchina ideale, il lavoro che succede al fluido è esattamente il mio lavoro ideale specifico Y, l'evoluzione sarà un'isentropica che mi permetterà di raggiungere il punto 2 di ristagno isentropica, sono isentropica. Fondamentalmente Y sarà Ct per TR2 isentropico meno la temperatura di inizio compressione, la temperatura di ristagno di inizio compressione, ossia Cp TR2 su TR0 meno 1. Ci ricordiamo le leggi dell'isentropica, scusatemi, queste sono sempre TR2 isentropica, stiamo calcolando il lavoro ideale di compressione. Y uguale, calore specifico, temperatura di ristagno all'ingresso della macchina, beta elevato a K-1 su K, meno 1, che per un'isentropica il rapporto tra le temperature è pari al rapporto delle pressioni elevato a K-1. Ci facciamo i conti, otteniamo come fluido, consideriamo per fare le cose semplici, il gas perfetto a calori specifici costanti, assumete Cp pari a 1500 J su chilogrammo Kelvin, classico K pari a 1,4. Ci facciamo i conti, 336,4 kJ su chilogrammo, quindi 1,7 kg al secondo per 336 kJ su chilogrammo fratto 0,82, abbiamo una richiesta di potenza pari a 706 kW. Quindi in quota il mio compressore dovrà essere mosso presumibilmente da una turbina che dovrà essere in grado di cedere al compressore stesso 706 kW, muovendola a una velocità di rotazione che era di 5500 giri minuto. In questo caso poi il compressore realizzerà un rapporto di compressione 22, quindi manderà 1,7 kg di aria in camera di combustione con un rapporto beta 22 e bla 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 bla, ciclo di funzionamento del tubo gas, ad esempio. Accellare? Scusi, posso fare una domanda? Sì. All'inizio che cosa ci è servito calcolare la portata ridotta e il numero di giri ridotto? Per determinare quelle che sono la portata effettiva e il numero di giri effettivo della macchina. Ma poi non abbiamo utilizzato però all'interno delle altre espressioni. Come no? In realtà detto, stiamo valutando un funzionamento in un punto corrispondente a quello del test. Se il punto di governo è corrispondente, il valore della portata massima ridotta è lo stesso, quindi M punto test per radice della temperatura di ristagno in condizioni del test fatto la pressione di ristagno in condizioni tutto questo del test deve essere pari alla portata effettivamente elaborata per
la radice quadrata della temperatura di ristagno nelle condizioni di utilizzo, diciamo così, fratto la pressione di ristagno. Qui, siccome il compressore aspira dall'ambiente la temperatura di ristagno TR0 è proprio la T con A, la pressione di ristagno PR0 è proprio la T con A. In realtà io questa portata massima me la sono calcolata passando attraverso la portata massima ridotta o corretta, a seconda di come lo vediamo. Lo stesso abbiamo fatto per il regime di rotazione. Non ho esplicitato il valore numerico, non mi serviva in questo caso, però sono passato attraverso i parametri adimensionali, non proprio i parametri adimensionali, ma abbiamo utilizzato la forma che chiamiamo ridotta o corretto. Su questa una nomenclatura un po' ballerina, non c'è una chiara distinzione. Ok? Sì, grazie. In realtà voi molto spesso trovate questi esercizi applicati senza citare l'analisi della dimensionale che sta a valle. Banalmente trovate appunto queste formule correttive in funzione dei rapporti di temperatura e dei rapporti della pressione. Dice perché in un caso ci sta il rapporto di pressione, ok? Dipendenza tra virgolette lineare dalla pressione in un caso, invece c'è la radice quadrata della temperatura, perché c'è tutta la teoria dimensionale che sta a monte. Boh. Ora cambiamo un attimo genere, ho fatto un po' di aerodinamica l'altra volta, che per voi credo che sia stato un argomento totalmente nuovo, non credo che avete mai affrontato il problema della portanza o della resistenza se non per un accenno. E in realtà ritorneremo pesantemente su queste cose alla fine proprio del corso, quando tratteremo la turbina aderica. In realtà molte cose le utilizzeremo già sui compressori, sulle macchine assiali in genere, ma poi pesantemente ci torneremo quando faremo le turbine elettriche, idroelettriche. Volevo fare adesso un esercizio per applicare le cose che abbiamo visto. Supponiamo di avere a che fare, appunto, nel progetto di una turbina idraulica aderica, a un certo raggio R si decide di utilizzare un profilo di tipo della serie Göttingen, in particolare il GO480 nella sua configurazione standard, perché poi vedremo a fine del corso che in realtà i profili ce li possiamo anche modificare noi in modo da ottenere determinate prestazioni. Per il momento qui consideriamo quelli che vengono fuori dalle tabelle. Quindi utilizziamo un certo raggio R, questo profilo montato in schiera, perché ci sarà una successione appunto di pale. Quando vado a svolgere il mio piano intravalare ottengo una schiera di pale. Le caratteristiche della schiera sono solidità sigma pari a 0,9, angolo di calettamento della pala pari 14 gradi, questo che vedete in figura, quindi l'angolo di calettamento misura nel piano intravalare l'angolo formato tra la corda del profilo e la direzione periferica in questo caso. Ricordate, la messa in schiera di un profilo, scelto il profilo, poi la schiera che viene formata dipende da come distanziamo le pale, e questo viene espresso dalla solidità rapporto corda L su passo palare T. E dall'angolo di calettamento, quanto incliniamo o meno il profilo rispetto alla direzione assiale o alla direzione periferica. Abbiamo qui riportati i triangoli delle velocità a monte e a valle della schiera. Scopo della schiera è la depressione della corrente fluida. Quindi in ingresso riceviamo un flusso caratterizzato dalla velocità relativa a W1, in uscita avremo un flusso caratterizzato dalla velocità relativa a W1. In particolare, qui avete rappresentato gli angoli delle velocità, la domanda che vi si pone è, date queste caratteristiche geometriche, angolo di calettamento e solidità, determinare l'azione portante e resistente agente sulla schiera, sul profilo o in questo caso sulla schiera.
dove la portanza e la resistenza, vi ricordate come si determinano? Beh, ad esempio, l'azione portante è quell'azione, si calcola, l'abbiamo calcolata per una schiena, come un certo coefficiente di portanza del profilo messo in schiera, Cps l'abbiamo chiamato, per un mezzo rho doppio punto finito 4 per una superficie di riferimento dalla corda del profilo L moltiplicata per la lunghezza del profilo, in questo caso misurata in uscita dalla rana. Facciamo i conti con riferimento all'unità di lunghezza. In realtà cerchiamo portanza e resistenza esercitati per l'unità di lunghezza della rana. Quindi per noi P lo poniamo pari a un metro. Dove la portanza è ortogonale proprio a questa doppio V infinito. Che abbiamo definito come la media della velocità in ingresso alla schiera, velocità in uscita dalla schiera, quindi la media tra la velocità in ingresso alla schiera e la velocità in uscita dalla schiera, W1 e W2. Ora, nel nostro caso, W1 e W2 ci sono date dai, sono assegnate in figura. Vedete, triangolo delle velocità a monte e triangolo delle velocità a valle. Io li riporto qui in forma polare. C1. Come spesso accade nel punto di progetto della turbina idraulica, è caratterizzato da un angolo alfa pari a 90 gradi. La U è la stessa, stiamo parlando di una macchina assiale. Questa è la W2. Macchina motrice, la velocità relativa aumenta attraversando i condotti rotorici. La velocità in uscita dal condotto rotorico formato da due pale consecutive è più grande di quella in ingresso. In particolare, la altezza del triangolo delle velocità non cambia, ossia la componente meridiana è la stessa e vale 3,5 metri al secondo per entrambi i triangoli. Qui vi è assegnata la componente periferica, il valore della componente periferica della velocità in ingresso, quindi 11,3 metri al secondo sarebbe questa. Se il triangolo in uscita è rettangolo, significa che la componente periferica della W2 è proprio pari alla U, che è 12 metri al secondo. Come abbiamo detto, la W infinito è data dalla media tra vettore in ingresso e vettore in uscita. Il
questo è il vettore doppio infinito, che avrà come componenti doppio V infinito M pari alla media W1M più W2M fratto 2, componente periferica W infinito U pari componente periferica della W1 più componente periferica della W2 diviso. Ovviamente, siccome l'altezza degli angoli di riduzione non cambia, la componente periferica della W1 è pari alla componente, scusate, meridiana della W1 è pari a quella della W2, qui avremo banalmente 3,5 metri al secondo. La componente periferica W infinito U, media aritmetica tra 11,3 e 12, ci viene 11,65 metri al secondo, questo è l'angolo che chiamiamo media infinito, ossia è l'angolo che la W infinito forma con la componente periferica, con la direzione periferica. Va da sé che la tangente di beta infinito è pari al rapporto tra l'altezza del triangolo delle velocità, ossia tra la componente meridiana, ossia la W infinito M, la componente meridiana della nostra W infinito, fratto la W infinito U, la componente periferica della W infinito, ragionando sul triangolo delle velocità A, B, sul triangolo A, B, C. Perché ho definito l'angolo beta rispetto alla direzione periferica, appunto vale questa relazione. Quindi beta infinito risulta pari a 16,7 gradi. Che mi serve questo beta infinito? Mi serve perché abbiamo capito cos'è la W infinito. Possiamo anche, anzi, calcoliamoci il valore che ci servirà a valutare la portanza e la resistenza. W infinito, banalmente, teorema di Pitagora, W infinito m al quadrato più W infinito u al quadrato, radice quadrata, è pari a 12,2 metri al secondo. Questo è il valore che ci servirà a calcolare la sovrappressione dinamica che compare nell'espressione della potenza e in maniera similare in quella della resistenza. L ce l'abbiamo dalla figura pari a 0,65 la corda del profilo, anche se mi dispiace non riuscire a leggere molto bene. 0,65 metri. La turbina idraulica, quindi questa ρ è la ρ del flusso di lavoro, varrà 1000. Per calcolare la portanza, che è l'azione ortogonale alla direzione definita dalla W infinito nel caso di una schiena, mentre la resistente, l'azione resistente sarà quella parallela alla W infinito. Per calcolare la portanza ci resta da calcolare il coefficiente del profilo messo in schiera. Ora, il coefficiente del profilo messo in schiera, per quello che abbiamo visto trattando un po' di aerodinamica, CPS è dal coefficiente del profilo di portanza del profilo isolato
moltiplicato per un certo fattore K che dipende da come è costruita la scheda, quindi dipende dalla solidità sigma e dipende dall'angolo di calettamento gamma. Vi ho detto, quando non sappiamo come fare per calcolare questo coefficiente K, ci affidiamo al diagramma di Wernicke, che dà proprio il rapporto tra il coefficiente di portanza del profilo in schiera rispetto a quello del profilo isolato. In ascisse in questo diagramma trovate l'inverso della solidità, il rapporto passo su corda, e qui varie curve parametrate in funzione dell'angolo di calettamento gamma. Ora, noi stiamo, gamma è 14 gradi, quindi stiamo tra questa curva e questa. Sigma è 0, la nostra solidità è 0,9, quindi il passo in realtà T su L è poco più di 1, è 1,1. Interpoliamo tra queste due curve. Troviamo un valore K pari a 1,96, quindi un bel coefficiente di amplificazione, coefficiente di portanza, bel fattore di amplificazione. Quindi il coefficiente di portanza del profilo messo in scheda sarà 1,96 volte il coefficiente di portanza del profilo isolato. Ok? Da che dipende il coefficiente di portanza del profilo isolato? Dipende dal tipo di profilo, e noi l'abbiamo stabilito, GO 480, CP è una funzione del tipo di profilo e dell'angolo di incidenza. Ora, per i profili della serie Purtingen, l'angolo di incidenza è l'angolo formato dalla W infinito con la corda del profilo stesso. Cioè, questa è la nostra W infinito, me la riporto qui, che forma con la direzione periferica l'angolo beta infinito, che era 16 gradi e qualcosa. Questa è la corda su cui è appoggiato il nostro profilo aerodinamico. La corda forma invece, sulla base la scheda è formata utilizzando un angolo di calettamento di 14 gradi, che appunto è l'angolo che la corda forma con la direzione periferica. Quindi questo è l'angolo gamma, 14 gradi. Per i profili della serie Göttingen, l'incidenza è l'angolo formato dalla W infinito con la corda, ossia è quest'angolo qui, I uguale beta infinito meno l'angolo di calettamento gamma. E
per le condizioni in cui siamo, l'incidenza quindi è 16,7 meno 14, ossia abbiamo a che fare con un'incidenza di 2,7 gradi. Queste sono le polari che già abbiamo visto a lezione, in particolare il coefficiente di portanza per i profili, per il profilo tipo GO 480 può essere calcolato come 4,8 per Y max su L più 0,092 per l'angolo di incidenza I espresso in gradi sessagesima, dove questo Y max su L in realtà è la massima altezza di estradosso del profilo stesso, a dimensionalizzata appunto sempre rispetto alla quarta. Lo leggiamo immediatamente dalla tabella dei profili, da quella che ci descrive le coordinate geometriche. In particolare la massima altezza dell'estradosso la troviamo al 30% della corda ed è pari al 12,85%. Quindi banalmente Cp è 4,8 per questo Y max su L è 0,1285 più 0,092 per l'angolo di incidenza 2,7 gradi. Il nostro coefficiente di portanza è comunque già bello alto perché varrà 0,866. Definita dal doppio infinito, l'azione portante applicata su quello che in realtà qui ci sarà un centro di pressione nel nostro profilo, definiamo portante l'azione ortogonale alla doppio infinito, definiamo resistenza l'azione parallela al doppio infinito, questo fanno sì che sul profilo agisca forza risultante F che poi si tradurrà quindi l'azione risultante F che in realtà per i nostri fini si tradurrà in una spinta palare che è quella per noi utile al moto e in una spinta assiale che invece dovrà essere assorbita dai cuscinetti reggispinta montati sull'albero della macchina. Comunque, a questo punto abbiamo tutto. Fattore K per Cp ci dà il coefficiente del profilo messo in schiera. Abbiamo, come ho detto prima, corda, la W infinito ce l'avevamo calcolata, la Rho da considerare è quella del fluido di lavoro, ossia turbina idraulica Rho 1000 kg a metro cubo. Possiamo calcolare l'azione portante, il valore della P. Era un bel numero grande, 70 km, più di 70 km.
calcolo dell'azione resistente, su questo invece il profilo in realtà sta lavorando in condizioni di finezza, insomma in prossimità del punto di sua massima efficienza, come possiamo vedere dalla focale. Vedere è una parola grande, scusate, ma fidatevi. Siamo circa quasi a 0,9, questo cerchiato è il profilo, il punto di massima efficienza del profilo è quello che unisce, in cui la tangente, quello individuato dalla tangente alla curva condotta dall'origine. In effetti siamo nella zona di massima efficienza del profilo, siamo molto quindi lontani dalle condizioni di stallo. Assumiamo che gli stati limiti siano effettivamente molto sottili e che gli stati limiti a cui è dovuta poi l'insorgere di un'azione resistente che agisce sul profilo, e quindi in realtà non ci sia comunque influenza tra un profilo e il successivo montato in schiera. Allora il C con R ce lo ricaviamo direttamente, il coefficiente di resistenza ce lo ricaviamo direttamente dalla polare. Entriamo qui con 0,87, scendiamo sull'asse dell'ascisse, troverete un C con R pari a 0,012, tramite il quale potrete calcolare la componente resistente parallelo alla doppia confine, sempre C con R e mezzo ρ doppio coinfinito quadro per L per un metro, visto che abbiamo scelto i vari punti riferiti all'unità di lunghezza, quindi la nostra antipatia. E troverete R poco più di 500 newton. Quindi effettivamente la R è molto molto più piccola, il valore della R è molto molto più piccolo rispetto al valore di P della volta. Volendo potete comporre le azioni bla 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 e trovare effettivamente la spinta polare, quindi la componente DF sulla direzione periferica, quella sulla invece la spinta assiale nella direzione appunto assiale. Ma allora, per oggi ragazzi ci fermiamo qui.